andiamo a provare e in anteprima a recensire queste cuffie, le Daru A710 inviate da BZ Future. Sono delle cuffie wireless, anche collegabile tramite Type-C, con una batteria integrata che dura fino a 10 ore di utilizzo, davvero molto interessanti in base alle caratteristiche tecniche che ho visto, ma sono ancora sigillate. Andiamo ad aprirle, vediamo un pochino come si comportano. L'audio logicamente dovrete fidarvi di me, ma per quanto riguarda il microfono mi direte voi cosa ne pensate. Andiamo ad aprirle e vediamole subito. Sono delle cuffie non proprio economicissime, però in base al prezzo, diciamo che in base alle caratteristiche, la qualità mi sembra abbastanza buona, però potete acquistarle volendo se vi interessa dopo questa recensione. Qua sotto trovate il link per acquistarle con il 15% di sconto con il coupon che trovate in descrizione. Andiamo ad aprirle. Dalla scatola non sembra la solita cinesata, anche perché la scatola sembra fatta abbastanza bene anche all'interno, come è fatta e come potete notare anche come sono inserite all'interno della propria scatola, sono veramente veramente fatte bene. Ci abbiamo la penna wifi, abbiamo il microfono che lo possiamo andare a staccare e abbiamo le cuffie bianche con i cavetti dietro. Cuffie bianche, beh, carine, davvero carine. La sinistra è questa, vediamo un po' come stanno. Diciamo che essendo wireless sono abbastanza leggere, sembrano anche abbastanza resistenti, anche se scricchiano leggermente, però i padiglioni che sono in pelle sono abbastanza morbidi, sembra quasi memory, e devo dire che una volta messe isolano abbastanza bene. Qua in alto ci abbiamo i gommini che vanno sulla testa a non dar fastidio, non fa male alla testa, ma andiamo a vedere se sono cariche e andiamo ad accenderle. Ci hanno questo effetto di LED RGB, come potete vedere, hanno questo effetto di LED RGB davvero carino. All'interno della confezione abbiamo i padiglioni già montati sulle cuffie, ma anche quelli in tessuto che sono più adatti magari per l'estate, così ci fanno respirare di più l'orecchio. Quindi questa cosa è veramente carina e soprattutto apprezzata. L'apprezzo molto. Aprendo la scatola poi vedo che c'è, oltre al cavetto jack, un cavetto Type-C, ci abbiamo anche il pop filter, il filtro pop per, con le lettere che noi andiamo ad utilizzare durante il parlato, quindi il microfono, possono dar fastidio e quindi possiamo inserire il filtro sul microfono. Ecco qua, filtro inserito, andiamo ad inserire il microfono. Microfono che è abbastanza comodo perché lo possiamo muovere come vogliamo e rimane in posizione. Proviamo il microfono di queste cuffie, vediamo un pochino com'è, come si sente. Lo allontano leggermente, lo avvicino alla bocca, vediamo un pochino la differenza. E ora provo a togliere anche il filtro pop per vedere un pochino come si sente la differenza. Eccoci qua, ora siamo senza filtro, quindi probabilmente potreste sentire un po' di problemi dovuti alle cuffie senza filtro, al microfono senza filtro. Vediamo com'è l'audio, ma soprattutto ditemelo voi qua sotto, ora lo riascolto, do delle mie impressioni, ma voglio sapere le vostre. Dopo alcuni test dell'audio devo dire che non si comportano affatto male. Per delle cuffie di 70 euro che con il coupon la potete pagare circa 60 euro, non sono affatto male. Per quanto riguarda il microfono, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Devo dire che il microfono per delle cuffie come queste wireless e per l'utilizzo, diciamo, che ne facciamo con i nostri amici, giocando online con i nostri amici, non è male. Sicuramente non possiamo utilizzare il microfono per registrare l'audio, come potete ascoltare di questi video, registrare audio ad alta qualità, però per un utilizzo semplice in gaming va più che bene. Per quanto riguarda l'audio, sicuramente sono delle cuffie con dei bei padiglioni che lavorano molto bene. Ho provato ad alzare il volume veramente al massimo che non riuscivo a tenere più le cuffie alle orecchie e non ha mai distorto, quindi questo vuol dire che veramente non è niente male la qualità. Per quanto riguarda invece però la qualità delle frequenze, sicuramente si vede che sono delle cuffie economiche, non economicissime, però abbastanza economiche, perché pecca un pochino sui medi, ma ha dei bei bassi e anche dei buoni alti, quindi sulle frequenze alte e basse si comporta molto bene, e sulle medie, che un po'
Pecca leggermente, ma è inevitabile se vogliamo compararle alle mie solite che ho Fidelio. Sicuramente le Fidelio hanno una qualità dell'audio migliore, ma costano tre volte questa cuffia. Per essere una cuffia wireless, con tutti gli accessori che abbiamo in dotazione, con il volume direttamente sul padiglione, con l'attivazione dei LED RGB, con la durata della batteria, con il tasto microfono attivabile e disattivabile, con i padiglioni intercambiabili, dobbiamo dire che queste cuffie sono veramente niente male, mi piacciono, le consiglio proprio per chi vuole delle cuffie di buona qualità, non solo nell'audio ma anche nel microfono. Ma il microfono, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti da Elytra Technology!